in piazza oggi nella doppia veste di sindaco e di segretario provinciale del Partito Democratico per dire insomma un secco no al disegno di legge Calderoli, e proprio all'indomani diciamo anche delle audizioni che ci sono state proprio in prefettura da parte della Commissione per gli Affari Regionali. Assolutamente sì, insieme a tanti sindaci, quindi si comprende che lo spirito di questa battaglia è condivisa e soprattutto con la consapevolezza che dobbiamo difendere i nostri territori, la Calabria e il Mezzogiorno, che se non lo facciamo noi nessuno lo potrà difendere al posto nostro. L'Italia rischia di essere spaccata in due, rischiamo di essere penalizzati sui servizi più essenziali, quindi non ci stiamo e abbiamo iniziato oggi, ma è una battaglia che non si fermerà. Ah, un anno fa eravamo 51 sindaci della provincia di Catanzaro qui davanti alla prefettura per manifestare il no all'autonomia differenziata. Eravamo guardati anche con scetticismo da alcune parti politiche. Oggi siamo di nuovo qua, invece con la forza che ci viene dall'essere in rappresentanza della nostra associazione regionale di sindaci, a dimostrazione che questa non è una battaglia di centrodestra o di centrosinistra, ma è una battaglia di civiltà, di uguaglianza, che tutela il Sud e come tale tutela l'intero Paese. Ci sentiamo molto più forti perché sta crescendo la consapevolezza che questo progetto di legge è una grande truffa nei confronti del Sud. Noi siamo molto molto felici e orgogliosi che il presidente di ANCI Calabria abbia sposato con forza questa posizione di contrasto all'autonomia differenziata. Questo dimostra che dentro tante forze politiche, anche di centrodestra, sta maturando la consapevolezza dei rischi che si celano dietro a questo progetto. Ben venga la battaglia quindi condotta da un fronte trasversale che pone al centro della riflessione la necessità di trovare le risorse per finanziare i LEP. Io vorrei dire su questo però che a me non mi interessa se si chiamino LEP, se si chiamino in un altro modo, mi interessa ribadire un principio: una comunità sta insieme se chi è più ricco pensa a garantire i diritti essenziali dei cittadini a tutto il Paese. C'è forte preoccupazione perché ci sono delle aree che sono delle aree oggettivamente svantaggiate e si deve evitare che si possa correre il rischio che queste aree possano essere ulteriormente penalizzate. E allora è inevitabile che intanto si possa parlare di sottoscrizioni di intese con qualsivoglia regione se prima non vi è un finanziamento integrale di tutte le somme necessarie per raggiungere i livelli essenziali di prestazione. È ovvio che bisogna abbandonare totalmente qualsiasi idea o qualsiasi tentazione che faccia riferimento a quelle che sono le spese storiche, ma bisogna conservare bisogni standard del territorio.